Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Per la prima volta sul canale vi voglio proporre una ricetta di verdure, le carote per la precisione. In realtà il procedimento è molto semplice, però il risultato è veramente ottimo, quindi ecco come abbiamo fatto. In questo video vi mostro il procedimento prendendo come elemento da cuocere delle carote, ma questo è utilizzabile su ogni tipo di verdura, a parte quella a foglia. Per prima cosa puliamo le carote eliminando le due estremità e la buccia esterna, aiutandoci con un semplice pelapatate. In questo modo il lavoro sarà più semplice, rapido e molto più pulito. Io ho deciso di tagliare le carote a metà per il lungo per una questione estetica e per avere maggiore superficie che si caramellerà in padella, ma questo è un passaggio che potete anche saltare. Si possono cuocere anche intere risparmiando del tempo. A questo punto prepariamo dei tocchetti di burro che, dopo aver imbustato le carote in un sacchetto adatto alla cottura, aggiungiamo insieme ad un po' di sale e pepe a piacimento e a un cucchiaino colmo di miele di castagno. Infine condizioniamo sottovuoto e cuociamo a 85 gradi per 45 minuti circa. Terminata la cottura, non ci resta che saltare per pochi secondi le carote e il liquido che si è creato nella busta su di una padella molto molto calda per caramellizzare gli zuccheri e renderle belle lucide e colorate. Allora ragazzi, come avete potuto vedere e come vi anticipavo, il procedimento per ottenere le carote cotte a bassa temperatura è molto semplice. Noi abbiamo deciso di impreziosirle con l'aggiunta nella busta di un po' di burro, sale e miele per glassarle in padella dopo la cottura a bassa temperatura, ma ovviamente questo è un passaggio che non è obbligatorio. Voi potreste cuocere le carote sia intere sia tagliate a metà direttamente nella busta a bassa temperatura senza aggiungere alcun tipo di condimento e poi condirle semplicemente ad esempio con un filo d'olio e un po' di sale successivamente.
e noi abbiamo provato questo genere di mix perché volevamo sentire se le carote cotte a bassa temperatura avessero una texture diversa e un gusto diverso rispetto a quelle cotte semplicemente in padella con olio, burro, sale, eccetera. E in effetti è così. Le carote risultano al morso un po' più dure rispetto a quelle cotte nel modo classico in padella, e il loro sapore è sicuramente più esaltato, è maggiore rispetto a quello che siamo soliti assaggiare dopo una cottura normale, e l'aggiunta del burro, del miele, del sale, che poi sulla padella molto molto calda si glassano all'istante, ci è veramente piaciuta. Quindi vi consiglio di provare la ricetta anche così nella sua interezza. Quindi, perché scegliere di cuocere con questo metodo di cottura le carote e non semplicemente in padella? Prima di tutto perché il risultato è diverso, il gusto è diverso ed è un altro tipo di cottura. In secondo luogo, ricordate che voi potreste cuocere moltissime buste di carote contemporaneamente, poi porle in abbattitore oppure in acqua e ghiaccio per raffreddarle in modo rapido e surgelarle, congelarle o tenerle in frigo sottovuoto e averle pronte a disposizione nel momento in cui vi servono. Quindi considerate nella routine giornaliera di poter avere sempre a disposizione delle verdure pronte, sempre cotte perfettamente e pronte veramente in un attimo, perché sono già cotte, dovete solo riscaldarle in padella, riscaldarle con il runner se non volete saltarle in padella, oppure anche mangiarle fredde perché ormai sono cotte. Una precisazione: la cottura a bassa temperatura normalmente ha delle temperature abbastanza basse, 50-60 gradi. Per le verdure è obbligatorio non stare al di sotto degli 84 gradi, 84-85, perché per la loro struttura, la loro conformazione e le fibre vegetali che le compongono, le verdure non sarebbero cotte al di sotto degli 84 gradi, perché proprio questo tessuto fibroso che le compone non si cuoce al di sotto degli 84 gradi. Quindi mi raccomando, provate, e potete ovviamente provare altre verdure, perché questo metodo bene o male va bene per tutte le verdure di questo genere, però mai al di sotto degli 84 gradi se volete fare altri tentativi. Sopra gli 85, ovviamente il tempo che impiega la verdura a cuocersi è minore rispetto magari a questi 45 minuti, però il risultato è peggiore, nel senso che andiamo sempre di più ad avvicinarsi alla soglia dei 100 gradi, quindi alla normale bollitura delle verdure, e quindi andiamo a perdere quel colore vivo che è rimasto, come avete potuto vedere, e quella texture un po' più croccantina, che è proprio il tratto che determina e differenzia questo genere di cottura della verdura rispetto a quello classico. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale per i prossimi video, e se vi è piaciuto questo, mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto!